Assessore Bragato, siamo qui a Legnano dove c'è un weekend davvero di intensità culturale incredibile, una rimpresa finalmente degli eventi. Lei è un personaggio importante, se ci spiega cosa accadrà in questo fine settimana a Legnano. Finalmente sì, ricominciamo alla grande, siamo qui per l'apertura della mostra Felice di essere Musazzi, per il centenario della nascita di Felice Musazzi da Teresa. Leone da Perego, quindi sarà aperta già da sabato e domenica, mattina e pomeriggio, negli stessi orari. Al castello prosegue la mostra, il Festival Fotografico Europeo, quello dell'Archivio Fotografico Italiano, per cui anche lì sabato, domenica, mattina e pomeriggio, prenotazione caldamente consigliata visto il periodo, così contingentiamo al meglio gli ingressi evitando di code e disagi. E poi, 29 maggio, sabato, festa regionale della Lombardia, anniversario della battaglia di Legnano. Abbiamo appena portato avanti l'organizzazione del Palio, per cui ci sarà il carroccio in piazza San Manio per tutti coloro che passeranno dalla piazza. Avremo delle guide che spiegheranno qualcosa sulla battaglia di Legnano, ma soprattutto proprio sul carro, nel pomeriggio di sabato. In mattinata la cerimonia di deposizione della corona al monumento al guerriero e poi la consegna dei brevetti degli stemmini alle reggenze, che nel 2020 non era stata effettuata per ovvi motivi. Insomma, tutto un insieme di iniziative che finalmente ci fa ricominciare. Infatti, bisogna godersele bene e con giudizio, come diceva lei, è sempre con attenzione, però è un'occasione, sono occasioni veramente speciali di tornare a vivere. Ce le godiamo bene con giudizio, mascherina, in questo caso noi siamo tutti distanziati, ma mi raccomando, quando siamo in giro in questo weekend teniamola sempre. Lo direbbe anche la Teresa. Assolutamente, quindi maschere ce ne sono. Esatto, grazie assessore, buon weekend. Altrettanto.